Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Thunder Official. Oggi in questo video siamo tornati e come avete letto dal titolo, questo video si autodistruggerà tra tot ore, cioè insomma domani alle 7 non ci sarà più. È solamente tipo avvertimento per il canale e anche per quello che sto per fare io. Ho deciso di fare una cosa insieme a mio fratello, ovviamente, ci siamo messi già d'accordo, ci ha fatto tutto. E insomma, siamo arrivati a una conclusione, cioè di che cosa sto parlando? Di mettere una scheda video esterna al portatile. Ho già deciso la scheda video, sarà una GTX 1660 Nvidia GeForce. Da 6 GB dotato di DirectX 12, l'ultimo ovviamente, e poi basta. Cioè questa insieme all'alimentatore, così almeno si raffredda anche un pochino tipo il computer, che a meno fatica meno. Quindi la 950 dentro il computer stesso è ancora presente, ma è stata disinstallata, quindi è già pronta per l'utilizzo. La 1660 mi manca solamente un pezzo che già ho provveduto e aspetterò e non molto, è molto vicino, la data è vicinissima. E comunque sì, ho deciso di fare questa cosa perché sia a me che a mio fratello ci è sempre piaciuto avere tipo, non so, un computer massiccio. Io non sto dicendo di cambiare il computer, perché il computer in sé è buono. 1000 euro, insomma, se cambi computer hai buttato 1000 euro. E quindi ho deciso io e mio fratello di fare questa cosa, di mettere una scheda video esterna, perché il resto è tutto quanto buono. Vi elencherò in descrizione i requisiti che possiede. Vi scriverò anche una scheda video 950, ma anche se disattiva perché è stata disinstallata i driver. Vi scriverò una 950 Intel HD 530. Vi metterò anche la nuova scheda video, quella lì che già ho già provveduto tutto, la 1660. Ve la metterò anche quella tra i requisiti del computer, perché a breve farà parte del computer anche quella. Quindi in cosa consiste? In pratica un pochino più potenza per i giochi, perché Minecraft ad esempio, se conoscete la Sonic Aders Seeders no, Seus Sonic Aders Unbelievable Shaders, cioè sarebbe una Seus. Sapete tutti che la Zeus è una Shaders pesante, soprattutto se è l'ultima Zeus, cioè la PTGI. È una delle Shaders più pesanti in circolazione sul web. E, insomma, la 950M non riesce a reggerla perché ovviamente fa 15 fps. Quella è studiata. Tipo ho letto su internet gente che ci gioca con la 1660, poi gente che gioca con la 1660 a Red Dead Redemption 2 su PC, che anche quello l'ho già scaricato. Sto aspettando una scheda video per provarlo, ovviamente con la Intel HD 530 da 6 GB di scheda video non si avvia, perché essendo debole la scheda video fatica e quindi il gioco dopo 15 minuti tende a crashare spesso e non ne voglio sapere niente. Ho provato anche, non so, a dedicarmi a VRAM. Ho tentato in questo modo, no, non funziona lo stesso. E quindi, ragazzi, ho dovuto anche per quello, cioè ho deciso proprio in generale, io con mio fratello, di fare una scheda video un po' più potente, ancora più potente. Da 6 GB, la 1660 GTX della Nvidia.
Ora, molti mi dicono prenditi AMD. No, cioè a me AMD personalmente non è che mi fa impazzire tanto. Capisco che Nvidia ha avuto molti problemi, però io sono sicuro che la 1660 non mi delude. Ormai ho fatto la mia decisione. Diciamo che questa decisione è già in corso, cioè ce l'ho già la 1660. Ve la mostrerò nel prossimo video. L'alimentatore anche. E mi deve arrivare tipo il supporto scheda video, cioè dove la monto sopra. E quindi se non arriva quello non posso montare la scheda video. E comunque speriamo arrivi presto. E poi basta. Poi, cioè, dopo questo è a posto.